Sindaco, tante azioni per cercare, come avevate indicato in campagna elettorale, di far permanere le persone nel comune. Avete messo in campo alcuni incentivi importanti. Esatto, anche con l'ultimo consiglio abbiamo finalmente approvato questa misura, che è il contributo una tantum per i nuovi nati, che spetta a tutti i nati a terra rovereschi a partire dal 1 gennaio 2018 e comprende anche i nati il 1 gennaio 2017, quindi l'anno scorso. Il contributo va da 5.000 a 3.000 euro a seconda della fascia di ISEE, che spettano a tutte le coppie che mettono al mondo un nuovo bambino. Poi ci sono tantissime altre misure che abbiamo approvato, perché appunto, come dicevi tu, l'obiettivo è quello di diminuire e fermare lo spopolamento e quindi ricominciare questo trend di crescita. Quindi, per esempio, anche chi porta la residenza a terre roveresche ha per 5 anni lo sconto, l'esenzione, lo sconto sulla Tari. La stessa cosa per le aziende che portano la propria sede a terra roveresca oppure aprono ulteriori unità produttive, hanno lo sconto per 5 anni. Poi ci siamo sempre soffermati anche su chi ha redditi più bassi, quindi anche lì ci sono degli sconti particolari per la Tari a chi ha redditi bassi oppure ha delle persone portatrici di handicap nelle proprie abitazioni. Anche chi ristruttura manufatti e stabili all'interno del comune ha notevoli agevolazioni. Esatto, questa anche qui è l'ultima in ordine di tempo che abbiamo approvato, che prevede un fortissimo sconto, in alcuni casi si può arrivare anche al 100% se le case raggiungono una classe energetica A4, adesso c'è la nuova classifica, però prevede sconti sugli oneri di urbanizzazione a chi ristruttura e quindi recupera il patrimonio edilizio esistente, oppure anche chi mette a disposizione le case a canone agevolato. Previsto sconti fino all'80%, quindi è un buon incentivo per poter recuperare e far sì che le persone comunque stiano a terre roveresche.